Calabria in questo periodo di programmazione 14-20. Vediamo innanzitutto cos'è il sistema delle aree protette in Calabria. È un sistema di aree protette che comprende sostanzialmente tre grandi parchi nazionali, da nord a sud il Parco del Pollino, poi l'altopiano della Sila, il Parco Nazionale d'Aspromonte, questa finestra sullo Stretto di Messina, e poi al centro della Calabria un parco regionale, il Parco Regionale delle Terre Catanzaresi. Complessivamente 250.000 ettari di superficie ad aree protette legata soltanto alle aree del parco. Poi ci sono delle riserve regionali, importanti zone umide, l'Auritarsia, la foce del Crati, che sono importantissimi per la avifauna, e poi ancora il sistema Rete Natura 2000, 178 siti di interesse comunitario, attualmente zone speciali di conservazione, perché per tutti i siti sono state adottate le misure di conservazione. 71 habitat da direttiva habitat, 71 habitat danno idea di cos'è la biodiversità in Calabria. 71 habitat rappresentano il 30% della biodiversità d'Europa. In questo fazzoletto di terra al centro del Mediterraneo c'è attualmente il 30% della biodiversità d'Europa, quindi un impegno importante per le istituzioni, sia in termini di tutela che devono garantire, sia in termini di valorizzazione. Ma qual è il rapporto con l'agricoltura di cui stiamo parlando? Complessivamente il sistema delle aree protette in Calabria comprende 480.000 ettari, cioè che è il 30% praticamente della regione complessiva. Di questo una parte cospicua, quasi 80.000 ettari, sono destinazioni agricole, e quindi a maggior ragione il rapporto fra chi gestisce, chi ha la responsabilità di gestionare le aree agricole, e chi invece chi ha la responsabilità gestionale dell'agricoltura e chi delle aree protette, devono per forza dialogare. Qual è lo strumento di dialogo che è stato attivato in questo periodo di programmazione? Del PAF abbiamo già sentito parlare tutta la mattina. Il PAF è lo strumento che individua in sostanza le priorità di intervento all'interno delle aree protette, in particolare di Rete Natura 2000. Il PAF Calabria è stato adottato e il PAF è lo strumento che ha consentito di far dialogare sostanzialmente i due fondi, quelli che presentano maggiori risorse a livello regionale, cioè i fondi POR, il FESR, e i fondi del PSR di cui stiamo parlando oggi, i fondi FEAS. E per quanto riguarda un accenno, per quanto riguarda i fondi del POR, i fondi del POR, 30 milioni di euro sono stati destinati al sistema delle aree protette, 30 milioni di euro che sono stati indirizzati sulla base di quanto previsto dal PAF su due temi sostanziali. Il primo è quello legato alla responsabilità istituzionale della regione, cioè della tutela delle aree protette, tutela di quel patrimonio di capitale naturale di cui stiamo parlando. Quindi 10 milioni di euro destinati ad un programma di monitoraggio organico, un programma di monitoraggio che è stato concertato con gli enti gestori delle aree protette, in primis con gli enti gestori dei parchi, enti gestori che attualmente sono i protagonisti della gestione di queste risorse e della realizzazione del progetto che è tutto in corso. Un bando è stato chiuso pochi mesi fa per interventi specifici di tutela all'interno dei siti Rete Natura 2000, un bando che ha consentito di selezionare 46 proposte progettuali, proposte che sono state presentate da associazioni ambientaliste, quindi da soggetti portatori di interesse. Quindi questo sul fronte della tutela, sul fronte della valorizzazione. Una parte spicua di risorse, perché noi riteniamo che i servizi ecosistemici devono essere garantiti, ma devono essere anche fruibili, devono portare benefici al territorio.
benefici tangibili per rendere il sistema più credibile. Quindi abbiamo investito molto su progetti di valorizzazione, in primis, accenno soltanto a questo, un grande progetto per la realizzazione di un'infrastruttura verde che è la ciclopista dei parchi. Una ciclopista che unisce il parco del Pollino con il parco d'Aspromonte attraversando il parco della Sila e delle Serre. La dorsale calabrese è attraversata da 540 km di ciclopista. Anche per la realizzazione di questo progetto c'è stata la concertazione, la condivisione con gli enti gestori delle aree protette e sono gli enti realizzatori attualmente stanno gestendo le risorse, quindi l'amministrazione regionale ha già trasferito le risorse agli enti parco e agli enti gestori delle aree protette. Ma vediamo al PSR, che è quello che ci interessa di più, fammi un cenno se esagero. Veniamo al PSR. In sintesi estrema, le misure che sono state attivate e le sottomisure e gli interventi sono riconducibili sostanzialmente ad misure che sono riservate all'utilizzo esclusivo del sistema aree protette o rete Natura 2000 e poi altre misure invece alle quali sono state riservate delle premialità nell'ambito dei criteri di selezione alle aziende che ricadono in rete Natura 2000. La prima misura, non è ancora nella slide, è la sottomisura 721, una sottomisura che riserva 1 milione di euro nell'ambito del PSR per l'aggiornamento dei piani di gestione, e quindi è il primo intervento che è stato garantito. Sono stati attivati due interventi nell'ambito della misura 4. La misura 4 è il grande contenitore per investimenti alle aziende agricole. Nell'ambito di questo contenitore sono stati riservati due interventi specifici per la tutela della biodiversità. La prima riguarda gli investimenti non produttivi, la 441, che prevede la realizzazione in sostanza di zone umide, abbeveratoi, fontane e pozze artificiali, che sono fondamentali, sappiamo, per la tutela del perpetuo fauna. Quindi interventi specifici, 3,5 milioni di euro riservati complessivamente per l'intero periodo di programmazione a questa misura. Al primo bando era destinato 1 milione di euro e sono pervenute domande per 4 milioni di euro, a conferma che l'interesse c'è tutto, c'è il coinvolgimento delle aziende rispetto a queste tematiche. Un altro intervento riguarda sempre nell'ambito della 4 l'acquisto di attrezzature a tutela della avifauna, quindi attrezzature che tendono a mitigare l'impatto delle macchine operatrici per le diverse operazioni culturali. Prevede anche l'acquisto di nidi artificiali, di cassettino. Ecco, rispetto a questa misura, al primo bando sono state presentate domande per quasi 500.000 euro e la dotazione finanziaria era di 500.000 euro, quindi l'intero budget del bando è stato utilizzato con questo intervento. Un intervento specifico è stato visto nell'ambito delle misure agroclimatico-ambientali, la misura 10, e l'intervento è la 10.1.3, che sono le colture a perdere, cioè colture una parte della superficie aziendale che non è destinata a produrre i prodotti tradizionali, ma è destinata a produrre foraggio, semi per la fauna selvatica. Il sostegno è previsto 250 euro ad ettaro. E durante il periodo di programmazione verranno sostenute complessivamente 4.000 ettari con questa destinazione. Naturalmente una quota parte dell'azienda che può essere destinata a questo tipo di attività. Poi ci sono, dicevo, le misure che non hanno una esclusività all'interno di rete Natura 2000 o delle aree protette, ma che hanno ricadute importanti per la tutela della biodiversità.
generale dell'amministrazione, tutte le azioni che sono destinate ad incrementare la sostanza organica nel suolo, e ce ne sono tante nel PSR della Calabria, per esempio la conversione da seminativi a pascolo oppure l'inerbimento. Ecco, tutte quelle interventi che sono destinate ad incrementare la fertilità dei suoli sono destinate ad incidere profondamente sulla biodiversità. È il caso di ricordare a noi stessi che in un grammo di terra esistono 7 miliardi di organismi viventi, quindi è evidente che se riusciamo ad incidere sulla fertilità del suolo riusciamo a rendere l'ambiente più sano. Quindi a questi interventi per Rete Natura 2000 è riservata una priorità aggiuntiva. Poi c'è la grande misura che imperde la PSR della Calabria, che è da 11 l'agricoltura biologica, un terzo dell'agricoltura è in biologico, cioè 50.000 ettari che ci sono, è biologico, è una misura che riserva delle priorità alle aziende che operano all'interno del sistema Rete Natura 2000. Anche nel sistema forestale c'è la misura 8.5, che è quella destinata ad incrementare la resilienza del sistema bosco, che prevede questa misura risorse importanti e che prevede una premialità aggiuntiva alle aziende che operano nel sistema delle aree protette. Cosa non ha funzionato? Perché altrimenti dico tutto il bene possibile. Non ha funzionato che le indennità specifiche per Rete Natura 2000 e ambiente agrario e ambiente forestale non sono state attivate. Sono state attivate per i ben noti problemi legati al quadro certo di impegni, alla baseline, cioè che non era ben definita nella fase di programmazione, cosa che poi è stata fatta successivamente, lo vedremo. Quindi non sono state attivate indennità Rete Natura 2000. Il PAF è stato uno strumento che si è rivelato davvero molto utile, soprattutto per l'utilizzo dei fondi POR. Però il PAF è stato approvato tardivamente. Il PAF, e da qui dovrò trarre lezione, il PAF deve essere lo strumento di programmazione che accompagna la negoziazione e non arriva dopo la negoziazione e ne prende atto. Deve accompagnare il percorso di negoziazione e deve indirizzare la negoziazione e la definizione dei programmi, sia POR che PSR, ma dico anche FEAP. E poi dicevo prima di questo grande contenitore delle misure agroclimatico-ambientali, che deve essere ulteriormente finalizzato, e deve essere finalizzato sulla base di quello che per ciascun sito comunitario abbiamo previsto nell'ambito delle misure di conservazione. Abbiamo previsto degli impegni all'interno delle misure di conservazione. È evidente che gli interventi della futura misura agroclimatica ambientale devono essere calibrati sulla base delle specificità dei singoli impegni previsti all'interno delle misure di conservazione, altrimenti le stesse misure di conservazione diventano un esercizio che rimane sul adempimento formale fatto dalla Commissione europea se non facciamo questo. E concludo. Per il futuro abbiamo creato la baseline che mancava per l'attivazione degli impegni di Rete Natura 2000. La baseline adesso è rappresentata dalle misure di conservazione che sono state adottate per tutti i siti della Calabria, quindi per il periodo di programmazione successivo 21-27 saremo in condizione di approvare le indennità Natura 2000. Poi, e qui credo che sia una sfida importante, ecco, oggi non bisognava dire sfide, ma l'ho detto, è un obiettivo importante che deve essere nostro, deve essere di tutte le istituzioni, deve essere degli enti gestori delle aree protette, quello di promuovere all'interno delle aree protette il sistema di agricoltura sostenibile. L'unico sistema di agricoltura sostenibile che conosco è il sistema del metodo dell'agricoltura biologica, perché c'ha regole certe, c'ha un sistema di controllo certo, e quindi dovremmo avere l'obiettivo di promuovere, far ripartire nel medio periodo a rendere l'unica agricoltura possibile all'interno del sistema delle aree protette, quella dell'agricoltura biologica, a partire nell'immediato degli strumenti che attualmente esistono, quali
le domande collettive che non sono state utilizzate, le domande collettive all'interno delle aree protette, è uno strumento che già esiste ed è previsto dai regolamenti attuali, e poi lo strumento del distretto bio. Ci sono esempi straordinari, esperienze che si stanno facendo in tutti i parchi nazionali, nel nostro caso nel Parco d'Aspromonte si sta sperimentando questo metodo, quello di promuovere i distretti bio. Cioè, quale può essere, quale ambito territoriale migliore può esserci per promuovere un distretto bio se non il territorio di un'area protetta? Ecco, questi sono obiettivi che devono essere prioritari per noi. Ed infine la governance. Guardo al Ministero che oggi ci ospita. Secondo noi è necessario che ci sia, l'abbiamo già detto tutte le volte, non c'è un fondo per l'ambiente. Se non c'è un fondo per l'ambiente è necessario che ci sia un coinvolgimento maggiore a tutti i livelli nella fase di programmazione dei portatori degli interessi ambientali. Una rappresentanza che deve essere forte, deve essere determinante in fase di definizione dei programmi. Cioè, per essere concreti, nella definizione del PSR, nella negoziazione del PSR non deve esserci soltanto il Dipartimento, il Ministero per l'Ambiente e per l'Agricoltura, deve esserci anche il Ministero per l'Ambiente. Questo per uscire da quel luogo comune che i fondi del PSR sono dell'agricoltura e devono essere destinati all'agricoltura. Siamo convinti che un ambiente più sano è in grado di esprimere quelle produzioni di qualità che rappresentano l'unica strategia possibile per la nostra agricoltura calabrese, ma anche italiana. Grazie.